Buongiorno e bentrovati a Dentro la Notizia, la nostra rassegna stampa quotidiana. Come sempre vedremo i titoli principali dei quotidiani locali, sia quelli su carta stampata che quelli telematici. Nella prima parte ci dedicheremo ai giornali, due maggiori a livello locale, ovvero il Messaggero e la Provincia. Nella seconda invece vedremo cosa propongono i quotidiani telematici, prima quelli locali e poi uno sguardo anche a quelli eh, nazionali. Cominciamo però con i giornali, eh, perché si parla eh, di... Di vari argomenti naturalmente sulle pagine del Messaggero e della Provincia. Questa mattina andiamo a vedere subito il titolo principale per quel che riguarda il Messaggero, dove si parla di eh, sanità. Analisi in tilt in tutta l'ASL, questo il titolo principale per il quotidiano Il Messaggero. Avaria al sistema informatico, niente esami del sangue al San Paolo e nelle altre strutture. L'azienda che spera di ripristinare il servizio per stamani ha le urgenze, questo è il disservizio che viene appunto messo in evidenza con... Un articolo a tutta pagina da parte del quotidiano Il Messaggero. Vediamo invece la provincia che apre su, eh, sulla questione dei talcementi, perché spunta questa novità per quel che riguarda eh, l'italcementi, con il titolo che recita I talcementi, spunta l'ombra degli usi civici. Questo appunto il titolo scelto dal quotidiano La provincia Tidei si rivolge all'Associazione agraria e rilancia il progetto di riqualificazione. Roberta Galletta dice meglio puntare sull'archeologia industriale il titolo anche nella pagina interna in questo caso lo spettro eh, degli usi civici eh, sui talcementi, questo è quanto scrive la provincia, il comune si è già rivolto all'agraria, a Tidei dice siamo pronti a riqualificare, intanto la galletta si risveglia, così eh, scrive appunto il quotidiano, eh, quotidiano la provincia, archeologia industriale in quell'area, questo eh, è quanto scrive appunto il quotidiano eh, la uh, provincia su questo. Oh, su questo argomento eh, e noi allora andiamo a vedere eh, il servizio che è, è stato realizzato appunto per quel che riguarda questo eh, argomento oh, dell'Italcementi. Vediamo. Altro che parcheggio da dedicare ai turisti diretti al porto, l'area di Talcementi potrebbe essere trasformata in archeologia industriale. Questa è l'idea avanzata dall'ex assessore all'ambiente Roberta Galletta, che nostalgica guarda a quei siti industriali presenti a Civitavecchia e nel tempo demoliti e riqualificati: come ad esempio poteva essere fatto per il Molino Assisi, abbattuto con il metodo dell'implosione nel 1995, la centrale termoelettrica di Fiumaretto. Smantellata dal 1996, la fabbrica di alluminio ad Aurelia, abbattuta con un blitz notturno all'insaputa della città nel 2002. Tutti esempi per la galletta di archeologia industriale che si potevano almeno in parte salvare e riqualificare e soprattutto donare alla collettività civita vecchiese, dando non solo nuova vita a pezzi di storia della nostra città, ma soprattutto una nuova dimensione economica e culturale non produttiva, ma che contemplava un senso civico e di appartenenza, di ricostruzione della memoria storica di un territorio con riferimenti al suo passato più recente. E se da una parte l'ex assessore all'ambiente propone un concorso nazionale di idee per riqualificare l'area, dall'altra parte però sugli tarcementi emergono delle novità. A quanto pare, proprio come i terreni davanti all'ospedale San Paolo, la zona o parte di essa sarebbe gravata da usi civici. Novità annunciata dal primo cittadino Pietro Tidei, come sentiamo in questa intervista. La sentenza del 90 stabilisce che gran parte del territorio civico è gravato da uso civico quindi adesso questa sentenza del 90 pensate di 30 anni fa eh, ovviamente 23 anni fa dovrà essere valutata sia dall'associazione agraria sia dal Comune Civechio, ho chiesto già al Presidente di mandarmi una copia e una cartografia per vedere quali sono i territori gravato civico e sui quali ovviamente si dovrà procedere alla, alla legittimazione del canone e alla francazione del diritto d'usucivo, quindi alla francazione del canone, cioè alla legittimazione del possesso e affrancazione del canone che costituiranno appunto il presupposto indispensabile per rendere libero quel terreno da gravame di civico. E questo dunque quanto ha detto il sindaco Pietro Tidei in merito a questa novità che emerge sulla questione eh, i talcementi. Mm, altra questione che troviamo sulle pagine dei giornali è quella del conferimento dei rifiuti nei cassonetti, un titolo di centropagina per entrambi i giornali questo, vediamo eh, quello del messaggero, sui cassonetti il divieto di conferimento, questo il eh, titolo del messaggero, il sindaco dice anche se eh, l'ordinanza stata pubblicata sul sito internet del Pincio, naturalmente si parla uh, di eh, rifiuti, eh, intanto però sull'argomento interviene anche il Codacons. Ribadisce l'obbligo ehm, di pubblicare, o meglio, di pubblicizzare l'atto che chiede di annullare le multe dei giorni scorsi. Questo eh, è quanto scrive appunto ancora il quotidiano Il Messaggero. Oh, sulla pagina della eh, provincia invece titolo. Eh, multe sui rifiuti ma niente segnalazioni, questo il titolo, il Coda con salsa la voce, bisogna, eh, bisogna affliggere il regolamento ai cassonetti, c'è ancora chi getta l'immondizia negli orari non consentiti. Questo. Il eh, titolo del quotidiano La Provincia, titolo che troviamo anche nella pagina interna, basta multe dove i divieti non vengono esposti, eh, cittadini sanzionati per aver buttato i rifiuti nei cassonetti fuori dall'orario previsto, interviene il Codacons, l'appello all'amministrazione comunale, le contravvenzioni elevate vanno annullate, l'ordinanza sulla raccolta differenziata. E' da rivedere, non si può fare cassa in questo modo. Questo eh, è quanto scrive il eh, quotidiano eh, La Provincia su questo oh, su quest argomento. Altro argomento eh, di cui si parla sui giornali questa mattina è quello oh, dell'acqua, perché ad esempio troviamo questo titolo nella pagina eh, del quotidiano La Provincia che riguarda ehm, in sostanza. Eh, anche eh, altri argomenti. Ieri c'è stata questa conferenza stampa da parte dell'assessore Mecozzi, il quale dice i parcheggi alla cattedrale aumenteranno l'assessore promette appunto nuovi spazi gratuiti, questo il titolo scelto dal quotidiano dal quotidiano la provincia però vedete che dentro si parla anche del dearsenificatore che era in realtà l'argomento principale della conferenza stampa l'impegno del primo cittadino che ricorda appunto il protocollo di intesa con l'autorità portuale. Entro settembre il dearsenificatore, questo è il titolo della provincia. Mecozzi dice che i cittadini della zona nord ritirano le card per il rifornimento dell'acqua potabile. Vediamo il titolo anche nella pagina eh, interna, acqua in autorità. In autunno partono i eh, lavori per l'impianto antiarsenico e Tidei annuncia l'inasprimento della lotta agli evasori. A giorni i vigili urbani avverranno i distacchi dei commercianti non in regola. Questo è quanto scrive il quotidiano La Provincia. Ma su questo argomento, ieri come dicevamo, l'assessore Mecozzi ha tenuto una conferenza stampa. Allora andiamo a sentirlo al microfono di Sonia Bertino. Restituite da lunedì dalle 9 alle 11 le tessere per tutti quei cittadini residenti nella zona nord costretti a convivere con l'arsenico nell'acqua? Sì. Eh, purtroppo eh, abbiamo dovuto posticipare la, la realizzazione di questo del significatore ma questo è stato fatto per un senso di, eh, di responsabilità perché tra Cidevecchia e Terquinia erano rimaste fuori 50 famiglie che erano quelle che vanno tra Cidevecchia e Tarquinia nella zona di Santa Costino, questa zona qua, quindi abbiamo dovuto eh, rifare il progetto di comune d'accordo con Terquinia, quindi non sarà fatto più il del a Aurelia ma lo faremo alla botte a Terquinia. Quindi, siccome i tempi si sono allungati e le tessere che, che abbiamo dato si sono esaurite, eh, abbiamo deciso di comune accordo con il sindaco di ridare le tessere. Quindi, da lunedì dalle 9.11, per tutti i giorni dal lunedì al venerdì, possono venire i cittadini che, sono, eh, che stanno all'interno di questa ordinanza. Quindi, tutti quelli della Scaglia, di Aurelia, queste zone qua vengono là, previo alla restituzione della tessera, avranno una nuova tessera di circa 600, no, di circa, di 600 litri da, da prendere in questi distributori. E quindi questo quanto dice l'assessore Mirko Mecozzi per quel che riguarda appunto questa questione del dearsenificatore. Vediamo invece eh, sulla provincia un titolo anche per quel che riguarda la cronaca perché c'è questa notizia di questo trentenne che è stato oh, fermato in città, si tratta del rapinatore di Cassino che è stato arrestato eh, dai eh, carabinieri. Vediamo il titolo anche eh, nella pagina eh, interna, un rapinatore di Cassino arrestato. Stato a Civitavecchia, questo il titolo. Questo trentenne è stato intercettato e fermato dai carabinieri nella nostra città. Questo è quanto scrive appunto il quotidiano, il quotidiano la provincia. Mentre eh, per quel che riguarda il Messaggero troviamo quest'altra notizia che riguarda invece la mensa eh, scolastica eh, perché c'è l'intervento da parte di Dimitri Vitali il quale dice il Comune non risparmi sulla qualità degli alimenti. Si parla appunto di spending eh, review ma eh, il consigliere d'opposizione Dimitri Vitali dice va bene la spending review però chiaramente non si può risparmiare sugli alimenti dei bambini. Ma sentiamolo in questo servizio. La spending review, ma mi auguro che la riduzione del prezzo per i pasti delle mense scolastiche non influisca sulla qualità dei cibi messi a disposizione dei bambini e non comporti licenziamenti per nessuno. È quanto afferma il consigliere comunale del gruppo misto Dimitri Vitali. Il prossimo 23 luglio scade il bando per il rinnovo della gestione delle mense scolastiche, ricorda Vitali, una gestione che durerà quattro anni. Il bando prevede un risparmio per il comune di circa il 30%. Questo vuol dire che la ditta che si aggiudicherà l'appalto dovrà fare i conti con una quota inferiore di fondi messi a disposizione. Bene il risparmio oculato, ma siamo attenti a non andare a incidere sulla qualità e sulla sicurezza. Sinceramente mi auguro che questa partita possa essere fermata e rivista, perché questa diminuzione della spesa da parte del Comune non mi convince. Spero inoltre, conclude Vitali, che il sindaco Tidei sia ben informato di questa vicenda, perché dovrà assumersi le sue responsabilità qualora il servizio veda un crollo di qualità o nel caso qualche lavoratore dovesse essere licenziato o subire decurtazioni di stipendio. E questa dunque è l'opinione di Dimitri Vitali in merito a questa questione della, della mensa scolastica. Si parla anche di pendolari sulla pagina dei giornali quest'oggi perché tornano naturalmente a lamentarsi. Eh, questa volta però si tratta di pendolari che viaggiano in autobus. Eh, pendolari anche con i bus del Cotral Disagi in serie. Questo appunto per quel che riguarda i eh, trasporti. Vediamo il titolo anche nella pagina, ehm, nella, ehm, nella pagina appunto di questa, nella colonna dell'articolo, ma l'azienda dà la colpa ai morosi: il 50% dei passeggeri non paga il biglietto, dice il eh, Cotra, la giustificazione di, questa, eh, di questi disservizi. Una notizia. Che troviamo anche sulla, pag sulla, pagina, del, eh, sulla pagina della provincia. A Pendolari continuano i viaggi della Speranza. Qui però eh, si parla appunto del, ehm, dei, di chi viaggia eh, in treno. Oh, viaggi della Speranza per i pendolari, le condizioni peggiorano. Con la stagione estiva, ehm, porte guaste sui treni, nessuna segnalazione. Questo è quanto scrive appunto il quotidiano, eh, il quotidiano la eh, provincia. Che poi riporta anche ehm, quest'altra notizia eh, che riguarda eh, Silvio Branco. Silvio Branco questa volta non in qualità di pugile ma in qualità di dipendente comunale per quel che riguarda appunto l'incarico di eh, controllare il servizio qualità di eh, città pulita. Interviene Silvio Branco dopo tutte le polemiche su questa sua assunzione, non aveva mai parlato, questa volta invece dice sarò all'altezza del nuovo incarico. Vediamo il titolo anche nella pagina interna che più o meno è lo stesso, Branco dimostrerò di essere adeguato, il pugile risponde alle accuse che sono piovute riguardo alla sua assunzione a città pulita, scelto perché esterno all'azienda e facilmente individuabile dai cittadini, questo è quanto ha detto Silvio Branco sulla motivazione che ha portato il Comune appunto, ad assumerlo per andare a fare il controllo qualità di eh, città pulita. Andiamo avanti appunto, con mh, le altre notizie, possiamo andare a vedere ad esempio sulla pagina del quotidiano Il Messaggero, eh, introducendo diciamo, per certi versi la pagina dedicata alla cultura che si parla eh, degli spettacoli al Forte Michelangelo, della, ehm, della eh, musica etnica, il Festival della Musica Etnica che davvero eh, ogni anno rinnova un grande successo. Ieri, infatti, Mamdiarra, Strega il Forte, stasera c'è la Ferraiuolo, questo appunto per quanto riguarda gli spettacoli in programma al Forte Michelangelo su eh, questo Festival di musica etnica. Davvero sempre più qualitativamente eh, eccellente. Andiamo a vedere allora il servizio che abbiamo realizzato su questo, sulla serata di ieri. Cosa ci aspetta qui al Forte? Ma diciamo che al Forte ci aspetta l'undicesima edizione della, della musica etnica, della musica lirica e quest'anno ritorniamo anche con Jazz, non al Forte, ma eh, quindi è un cartellone che insieme. Con l'amministrazione comunale abbiamo fatto volentieri. Io preciso non sono principe perché sono repubblicano, quindi non posso essere principe, ma mecenate, non io ma la fondazione, nemmeno mecenate. Diciamo che noi ci siamo per dare una mano in questo momento di grossa difficoltà che tutti conosciamo, non soltanto a livello locale ma a livello territoriale e nazionale. Però ci sono delle tradizioni alle quali non possiamo sicuramente e comunque in ogni caso... È venire meno, questa è una di quelle, noi ci teniamo a farla a Forte Michelangelo perché qua è nata quindi soltanto un anno mi sembra ci sia stata e siamo tornati a Forte e ci piace anche questo contatto con la gente che si vede, che si affaccia, cioè l'hanno quelli fissati, se mi consentite il termine, con la musica elettrica, Tante persone poi vengono, si interessano, magari con le famiglie, con i bambini, eccetera. E questo è molto bello. Eh, diceva prima l'assessore quest'anno ci sarà un evento importantissimo che è quello della, della IDA, non meno importante degli altri, ma è importante prima perché sarà una prova grande fare la IDA qui, insomma penso che un po' tutti l'abbiamo vista in altri siti dove effettivamente è quello che è. Però la musica è comunque bella, la compagnia che ci propone questa, questa opera è una compagnia ormai da noi sperimentata perché ne ha. Eh, ci ha proposto tante, tante opere liriche e diciamo che sarà sicuramente un bel avvenimento e lì sicuramente c'è tanta gente e questa sera ci sarà ancora più gente poi eh, finiremo l'estate cioè cominciamo l'estate e finiremo l'estate che la musica jazz se mi sembra andrà avanti fino al 29 di agosto quindi comune, fondazione eh, autorità, altri enti eccetera eh, sono ancora una volta a disposizione della città per far passare qualche ora di pace, di serenità e anche di allegria. Perché... Da non perdere questo festival di musica etnica. Andiamo avanti con le altre notizie, andiamo a vedere appunto quelle che arrivano dal comprensorio, lo facciamo con la pagina del quotidiano La Provincia, con il titolo per quel che riguarda tutte le polemiche sui rifiuti a Santa Marinella, mai abbassato la guardia sulla pulizia della città. La minoranza di Santa Marinella chiama in causa l'amministrazione. Vigili sulla Gesam dicono appunto dalla minoranza di Santa Marinella. Questo il titolo invece nella pagina interna sull'argomento sulla pulizia della città. Siamo sempre stati attivi a Santa Marinella, i consiglieri di minoranza rispondono al delegato Maggio, scusate, Maggi sulla differenziata e il problema è che la Gesam non è in grado di garantire i servizi, bisogna intervenire, questo è quanto scrive il quotidiano La Provincia. Per quel che riguarda invece la pagina del messaggero, le notizie, che eh, arrivano per eh, il comprensorio sono quelle. Eh, magnerecce per dirlo appunto alla Cevita Vecchiese perché naturalmente eh, c'è questo weekend a Tolfa con l'ennesima sagra questa volta della bistecca ad Allumiere quella del contadino due sagre dunque, una della bistecca a, 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 ad Allumiere scusate a Tolfa e mentre invece quella del contadino eh, ad Allumiere e quando si parla di sagre non può che esserci la nostra Romina Mosconi, sentiamo la sua intervista tutto ormai pronto nel piazzale Cesare Moroni per la sagra del contadino, dove si mangia e si beve genuino. Quindi, insieme alla Contrada La Bianca, insieme in particolare al presidente eh, Domenico Fanelli, andiamo a vedere che cosa succederà in questa sagra e soprattutto cosa si mangerà. Sì, eh, la nostra festa è giunta ormai alla sesta edizione. Quest'anno abbiamo apportato una piccola variazione: nel senso che ci siamo spostati per motivi di organizzazione logistici dal, dal vecchio sito che era proprio. Nella frazione La Bianca ad Allumiere, Piazza Le Cesare Moroni mm, nostri, si svolgerà il 12, 13 e 14 luglio questo fine settimana. Diciamo che nonostante c'è stato il cambio di posto abbiamo mantenuto tutte quelle che erano le caratteristiche della nostra festa cioè mh, una festa che racchiude quelli che sono i, i valori di, della Sagra di una volta a livello paesano quindi ottima cucina, mh, prodotti tipici e come detto abbiamo confermato sulla falsa regola scorso anno quello che era il menù e musica dal vivo senza mh, artisti di spicco diciamo ma con artisti che riescono a garantire mh, Diciamo balli di gruppo mm, e musica di questo, di questo genere. quindi divertimento in generale? Sì, sì, sì. sì però tu hai detto eh, si conferma il menù, però la gente sì. che ci c'è da fuori e che non conosce, magari non è mai venuto, cosa si deve aspettare? Allora. Ehm... Cominciamo agli antipasti, ehm, quindi bruschette miste, affettati e eh, cose rigorosamente ricor del posto. Per quanto riguarda i primi piatti, svariamo dalle lasagne, il gnocchi, i tonnarelli fino a più classica acquacotta. Per quanto riguarda i secondi, eh, proporremo lumache, agnello, eh, maialino, e eh, cose di questo tipo. Eh, fino ad arrivare a dolci, eh, proporremo tiramisù, semifreddi amaret agli amaretti eh, comunque sia. Sì, Sempre prodotti eh, rigorosamente tipici di queste zone. L'appuntamento per tutti allora è? Eh. L'appuntamento per tutti è, eh, a partire da venerdì 12 luglio a Piazza della Cesare Mori a Lumiere, Sagra del Contadino. E quindi questo è l'appuntamento per quel che riguarda la sagra del contadino a Tolfa, come vi dicevo invece c'è la sagra della uh, bistecca, c'è proprio da scegliere insomma. Andiamo avanti con le altre notizie, andando a vedere a questo punto quelle eh, relative allo sport e, e naturalmente eh, si punta. Sulla SNC, sulla SNC, che eh, non ce l'ha fatta appunto a superare lo scoglio Canottieri-Napoli. Eh, il titolo del messaggero è: SNC dopo il KO, via alla eh, rifondazione. Pallanuoto, la società resterà in A2 e punterà sui giovani. La disperazione dei giocatori della SNC dopo la sconfitta in gara 2 con la Canottieri, l'addio al sogno della serie A1. In futuro la SNC eh, punterà forte sul vivaio. Questo appunto è quanto scrive il quotidiano Il Messaggero, o naturalmente titolo che troviamo anche sulla pagina del quotidiano La Provincia, possiamo andarlo a vedere, troppa canottieri per la SNC Enel, questo il titolo per parlare appunto di pallanuoto, ma andiamo anche a sentire le impressioni del post partita del tecnico della SNC Marco Pagliarini, vediamo. Siamo con Marco Pagliarini al termine di Gara 2, purtroppo per i colori Civitavecchiesi è andata male. Marco, innanzitutto anzi, grazie per essere qui con noi, ti fa onore da uomo di sport ovviamente star qui a parlare nel dopopartita di questa cocente se vogliamo, anche a parte qualche svista arbitrale, tutto sommato anche meritata sconfitta. Che ne pensi? No assolutamente, mi dispiace per i ragazzi soprattutto e per, per il pubblico di Civitavecchia che comunque ringrazio per l'affetto. per probabilmente sono stati gli ultimi a mollare in questo, in questo contesto e in questa partita e bravissima la Canottieri sono stati più bravi di noi in questa partita sicuramente noi meritavamo qualcosa di più a Napoli però anche lì la partita poi è andata come doveva andare loro qua e bravissimi ripeto non facciamo i complimenti a loro noi non è stata una partita perfetta quindi Eravate partiti forte, Marco, e eravate partiti veramente forti Ogni azione che andavate giù sembrava poteste far gol, poi mh, si è bloccato qualcosa. Che è successo? Non riusciate più a arrivare fino in fondo a far girare palla, a tiri da lontano prevedibili? No, siamo stati, abbiamo provato, ma non è stato un, un, un provare a livello di squadra, ma è stato un provare a livello singolo. E forse è mancato quello. Ci siamo un po' disgregati. L'uomo in più. Era andato bene fino, fino a, a sabato scorso con la Canottieri, nel senso da sabato con la Canottieri abbiamo iniziato a giocarlo male, ci siamo innervositi, poteva essere per noi un motivo per, eh, per poterci tenere in partita o rientrare in partita, invece è stato un modo per, eh, proprio per innervosirci ancora di più perché le cose poi non riuscivano. Ripeto, abbiamo fatto una, una lunga rincorsa pesante, abbiamo iniziato agosto, siamo mancati in questa partita eh, dove ribadisco, ringrazio tutto, tutto il pubblico di Civitavecchia perché i civecchiesi hanno risposto presente molto, molto più di noi e comunque anche i ragazzi perché vi garantisco che hanno fatto una partita importante a Napoli e ne hanno fatte altrettante tre nelle, nelle partite contro Trieste, quindi... I ragazzi comunque vanno elogiati, rimane il rammarico, ma vi garantisco che questa partita con questo pubblico pesa più a loro che poi al resto, quindi il grosso rammarico rimane. Però, questo fa parte dello sport, si va avanti. Complimenti alla Canottieri. E queste dunque le parole piuttosto amare in effetti del tecnico della SNC Marco Pagliarini al termine di questa gara 2 che promuove in serie 1 la canottiera di Napoli e che invece lascia in serie 2 la SNC. Rimaniamo in acqua ma parliamo di nuoto perché c'è l'Europeo di nuoto dove il Civitavettese Mencarini arriva decimo nei cento dorso. Questo appunto il titolo del quotidiano. Del quotidiano la provincia e poi si parla anche di eh, rugby dove i giovani del eh, CRC eh, vanno verso la nazionale azzurra una eh, notizia eh, questa molto positiva naturalmente per il rugby Civitavecchiese la approfondiamo con eh, Romina Mosconi che ha intervistato appunto i tecnici della CRC vediamo allora l'abbiamo vista attivo insieme a questo gruppo di giovani che noi conosciamo perché durante l'anno siamo venuti a fare spesso eh, trasmissioni insieme a questi ragazzi. Allora intanto ci dica come li ha trovati. No, li ho trovati bene, un, un gruppo di ragazzi con molte voglia di fare, eh, che hanno una bella capacità del rugby, quindi hanno, si vede che hanno lavorato bene insieme all'allenatore quest'anno. Quindi è una bella, un bel gruppo per portare avanti. La velocità ci sta nelle gambe? La velocità ci sta, non tutti, non tutti. Qualcuno dovrebbe, deve pensare un po' più a fare un po' di dieta, però no, la velocità ci sta, ci sta. Senti, invece, eh, senza farci nomi, hai trovato qualche ragazzo che potrebbe interessare alla nazionale? Sì, 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 soprattutto mh, ci possono dire nomi perché ci sta un ragazzo che si chiama Alessandro che è molto interessante. Già ci sta pure nell'Accademia a Rugby 15, quindi sì, è molto interessante. Quindi Civita Vecchia potrà, dare, potrà avere l'onore di avere qualche ragazzo in maglia azzurra? Sì, più di uno. Sì, sì sicuramente. Sì, sì, sì. Almeno nel primo gruppo di che se farà il possibile con l'improbabile, sicuramente. Da lì dovremmo de decidere un gruppo di 32 a ridurre il gruppo a, a 17, e forse sì. Almeno uno o due sì, sicuramente. Poi se dovranno guadagnare la maglia, come chi dice e con il rugby chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa, ah, nella seconda andremo a vedere eh, i titoli principali della stampa telematica, lo faremo subito dopo il consueto break pubblicitario, tra poco.